Orazio e Foxy, l'avventura nella foresta dei segreti. In una foresta di conifere, dove gli alberi toccano il cielo, vivevano l'orso Orazio e la volpe Foxy. Erano amici, ma molto diversi. Orazio amava la sincerità. Diceva sempre la verità, anche quando era difficile. Foxy, invece, pensava che qualche piccola bugia non facesse male. Un giorno, cercando mirtilli, trovarono una mappa. Prometteva di portarli a un tesoro nascosto nella foresta, sotto l'arcobaleno più luminoso che avessero mai visto. Foxy ebbe un'idea. E se dicessimo agli altri animali che il tesoro è nostro, anche prima di trovarlo? Orazio non era d'accordo. Così i due, senza dire nulla agli altri animali della foresta, iniziarono a seguire la mappa. Ma Orazio si sentiva a disagio. Arrivati al tesoro, scoprirono che la mappa indicava un bellissimo campo di fiori colorati e non soldi o gioielli. Orazio sorrise. «Vedi, Foxy», disse Orazio. «Avremmo dovuto dire la verità agli altri animali, così adesso saremmo tutti qui a giocare insieme e a divertirci». Foxy capì. E fu così che i due tornarono a chiamare gli altri animali della foresta e impararono una preziosa lezione sulla sincerità. Alla prossima avventura di Quokka e i suoi amici. Lascia un like e condividi.